Suor Maria Concetta, figlia di San Giuseppe, tiene in mano la prima fotografia che la ritrae nel 1959, mentre appunto tiene in mano la prima bambina che lei ha aiutato a nascere. Come si chiama questa bambina? Si chiama Jean Razzola, Originaria del nel Belgio, Belgio, Fiammingo. ecco, Fiamingo. Dopo questa bambina, quante altre migliaia di bambini ha aiutato a nascere? Forse passano i 19.000. 19.000, una esperienza appunto che ancora continua. Continuerò senza dubbio, eh? E questo è il mio desiderio. Anzi, ne dico che devo ripartire mercoledì prossimo. Mercoledì vuol dire il Il giorno 28 28 arriverò di là. novembre del 2007, perché appunto ci sono ancora tanti altri bambini che attendono Suor Maria Concetta. Certo, mi attende un bambino di 3 mesi che ha perso la mamma dopo la nascita. Un Orfanello. orfanello che l'abbiamo in casa. Si chiama Lorenzo. Senta, ma quanta gioia nel permettere che appunto la vita venga al mondo e poi vederla crescere. La gioia è grandissima, soprattutto quando si ha la possibilità di seguirli dalla nascita fino a una certa età. E poi devo anche ringraziare il Signore che conservano tanta stima. Alcuni sono diventati dottori, agronomi, maestri, professori e ricordano sempre il giorno della nascita, raccontata certamente dai genitori. E sicuramente questi a loro volta sono diventati papà e quindi hanno portato i loro figli lì, perché appunto la mamma potesse nascere grazie al suo aiuto. Certo, io faccio ancora, assisto la terza e quarta generazione perché loro si spostano e quindi dicono, mi chiamano nonna. Ecco, queste Coco. bambine mi dicono Coco, che vuol dire nonna. Nonna, Coco. Coco. Bene, ecco, e a tanti ha dato anche il battesimo perché è in pericolo di vita. Sì, moltissimi, moltissimi, Mi anche in racconta. seno ancora materno che erano sofferenti. Allora, per accertare questa entrata in paradiso, li battezzavo, ma molti sono vivi. Loro se mi vedono dico Coco, tu mi hai battezzato prima di nascere, mi ha detto mia madre. E questa la riempie di tanta gioia. Oh, incredibile, non si possono certe gioie descrivere all'esterno, sono intime, solo il Signore le conosce. Quasi 50 anni dedicati appunto all'Africa e quindi una sarda, possiamo dire un'africana che è stata sarda. E infatti mi dicono loro stessi, tu sai più di noi, soprattutto la nuova generazione, dice, ma quando tu racconti dei tempi antichi, noi non li sappiamo, non li sappiamo. Perché immagini quando veniva una mamma a partorire nei primi tempi, ci doveva essere presente tutto il clan, per sentire, soprattutto quando un parto loro non conoscevano né l'ora né la posizione dei bambini. Quindi questa mamma doveva fare tutta una storia della Nel sua loro vita, se costume aveva mancato, questo. se di fedeltà e questo. E si mettevano lì a scrivere. Oggigiorno, nell'evoluzione, la donna entra sola in sala da parto e non ha niente da dichiarare a nessuno. E c'è questo bellissimo canto, comunque, quando nasce un parto gemellare. Bellissimo, bellissimo, e là gioisco anch'io e danzo anch'io, eh? Certo, insieme a Ecco loro. perché la danza è proprio presente nel DNA di questi bambini, fin da piccoli. Cominciano a saltare dal seno materno. La mamma lo dice Danzano. quando vengono alla consultazione, dice Domenica, dice con quei canti che c'erano in chiesa, si è mosso troppo, dice guarda bene se si è messo bene. Rimasto, la posizione del bambino. Ecco. Cambia È un amore vedere andare in chiesa.